Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Airship Conquer the Skies, un gioco che io possiedo veramente da tantissimi anni, ma che non ho mai portato sul canale. L'ho visto svilupparsi, costa 15 euro su Steam, è in continuo sviluppo, infatti è sviluppato anche oggi dopo tanti anni, ed è un gioco che ho sempre ritenuto molto interessante ma che ho sempre approfondito poco. Ed è un gioco dove noi costruiamo, vedete qua sotto la pixel grafica dei vari edifici, costruiamo delle navi volanti un po' in stile steampunk e poi completiamo delle varie missioni che possono essere sconfiggere insomma altre persone, altra gente. C'è anche una sorta di PvP online, quindi vi faccio vedere. Vabbè, adesso facciamo un basic combat del tutorial e vediamo. Vedete qua, buongiorno cadetto. Sono felice che tu ti sia unito a noi, sono il Comodoro Schwanzkolm e sono il tuo istruttore. Nelle prossime lezioni ti insegnerò di cosa hai bisogno di sapere per la tua nave d'aria, come lavora e come comandarle, la loro forza e le loro debolezze. Dovremo cominciare? Sì, certo. La nave che vedi sotto sarà la tua prima nave di comando. Il tuo primo comando, la HMS Lion. Iniziamo così vi faccio vedere un pochino le potenzialità del titolo, perché ovviamente è un titolo molto molto ampio, molto complesso, anche molto spartano per quanto riguarda l'interfaccia grafica. La tua nave è composta da moduli rettangolari. Quello che attualmente lampeggia è la camera di sospensione, il suspendium, c'è dentro un cristallo di suspendium che fa lievitare la tua nave tenendola in aria. La camera può essere sistemata permettendo alla tua nave di muoversi su e giù. L'effetto del suspension si indebolisce alle altitudini più elevate, che significa che la tua nave può solo raggiungere una certa altitudine. Ok. Il modulo del propellente produce propulsione per la tua nave, permettendoti di muoverti avanti e indietro. Ok, quindi, camera suspendium, camera della propulsione, infatti si vede che c'è anche l'elica, questa è il deposito di carbone, sia la camera di suspendium che i propellers, quindi i propulsori, richiedono, propulsori non propellente, richiedono carbone per funzionare, che è stivato qui. L'equipaggio automaticamente trasporterà il carbone al modulo che ne necessita. Sicuramente la HMS Lion non è molto più che una nave di guerra senza alcune armi, cioè in pratica non sarebbe una nave da guerra senza armi. Questi tre cannoni di fronte spareranno a ogni nave. Le munizioni sono stivate qui, la ammo store. Questi sono gli alloggi dell'equipaggio. Puoi vedere dalle statistiche quante persone. 12 air sailor. Ok, ed è infiammabile, dice. È tempo per una piccola situazione di combattimento. È un gioco che potrebbe essere approfondito con più video, questo sicuramente, perché ovviamente snocciolarlo in un video solo sarà assolutamente impossibile. La HMS Lion può essere vista alla sinistra e sotto a destra un piccolo edificio pieno di separatisti. La nave è già in posizione e i suoi cannoni sono pronti a sparare. Dovrebbe essere un combattimento semplice, tu dovresti semplicemente guardare. Sta già facendo per conto suo. Vediamo un po'. Figo, perché si vedono dentro. Eccellente. Abbiamo distrutto il loro accampamento. Fine. Ok, il tuo prossimo comando sarà la HMS Bear. Attualmente non è armata. Per completare questa parte del tuo addestramento, installa uno dei cannoni. Perché poi ci sono... Ok, cannoni. Ok, prendo il cannone e posso equipaggiarlo. Ma dove lo metto? No, vediamo cosa mi dice. Per migliorare la sopravvivenza della nave, la BIA ha un fire point.
due grandi serbatoi di acqua usata per la crew per combattere ogni incendio che può sprigionarsi durante il combattimento. Ah no, devo posizionare i cannoni prima però. Infatti mi sta anche dicendo dove. Uno, ci costa 79 dollari l'uno. Due, tre, ok. Clicca sul pannello. Clicca nel cannone nel pannello a sinistra per selezionarlo. Ora piazza le armi. Va bene. La HMS Bia ha scoperto un altro piccolo avamposto di separatisti. Per ora il nemico non è nel nostro arco di fuoco. Muovi la nave giù. Seleziona il comando muovi. E poi gli dico di mettersi in questa posizione in cui quasi tutti i cannoni saranno, anzi qua tutti i cannoni saranno alla portata. Allora, move. Ok, infatti si sta muovendo. Vedete che poi è stato andato su. Figo! Successo, la tua educazione sta procedendo bene. Ora impareremo come posizionare la nave per evitare il fuoco nemico. Questa è la HMS Leopard, il tuo comando, al tuo comando per questa esercitazione. La Leopard ha una bay di riparazione che contiene attrezzi e materiali che permettono all'equipaggio di riparare i moduli parzialmente danneggiati durante un combattimento. Premi per iniziare, va bene. A questa volta siamo di fronte a una minaccia un pochino più seria, una torre difensiva repubblicana. Un attacco diretto alla Leopard potrebbe. Un attacco diretto con la Leopard potrebbe fallire, ma la torre ha una debolezza. Vicino a ogni cannone. Cioè, ogni cannone punta in una direzione. Dobbiamo riposizionare la nave fuori dall'arco dei cannoni. Sì, in pratica il senso è quello. Di nuovo il comando muovi. Scegli il comando flip. E muovila lì. Ok, quindi flippiamo la nave. Tac. Sono svegli sti qua, eh. Ah, però hanno solo un cannone, però intanto ne hanno solo uno. La grafica io la trovo meravigliosa. Ogni tanto ha qualche phase, comunque. Perché, ok, abbiamo direi conquistato la zona. Ulbrich, abbiamo una falla nello scafo. Però stanno già lavorandoci, credo. Si vede anche l'interno, mamma mia. La grafica è un po' sullo stile di. Non mi ricordo il gioco. Quel gioco dei. Broforce, ecco. Eccellente. Questa è la HMS Tiger, una nave da guerra leggera. Andiamo contro un'installazione armata con i fucili. I rifles che sono molto efficaci contro le armature leggere. Allora, prima di andare in battaglia dobbiamo armare nel senso di creare un'armatura. Ora la Tiger è protetta soltanto dalle mura di legno e si romperanno con un pugno ben piazzato. Per sopravvivere ai rifle, ai proiettili dei fucili, la nave richiede almeno un'armatura d'acciaio o almeno un'armatura di legno rinforzato. Seleziona uno dei tipi di armatura. Io voglio fare lo steel. Lo steel, tra l'altro, costa uguale. Steel wall. Seleziona e applicalo. Alla nave non posso poi uscire, quindi non c'è il rischio di danneggiare o fare cose brutte. Perfetto, abbiamo rinforzato la nostra nave, si vede all'interno attraverso le finestre, è geniale questa cosa. Ok,
Ora, vediamo se la nuova armatura è sufficiente. Questa volta il nostro avversario ha i fucili, i cannoni, insomma, rivolti in entrambe le direzioni. Allora, c'è un numero limitato di cose che possiamo fare in termini di manovra, tuttavia siamo abbastanza lontani dal nostro bersaglio. Le armi diventano più accurate nel range più corto, insomma, e siamo attualmente fuori dal range. Ok, muovi la nave vicino al nemico navigando attorno alle navi, le rocce fluttuanti. Questa nave viaggia. Ok, cosa facciamo quindi? La mettiamo qui, me lo sta dicendo lui. Proprio così davanti? Vabbè, vediamo se intanto se le schiva. Cazzarola, non è questo il tutorial, devi andare qui. No, me la stai spingendo su vabbè, la guido io, Vai qui, schivando la cosa. Bravi. Sì, l'obiettivo era quello di imparare a guidare. Ok, ci stanno sparando con i fucili, quindi c'è gente dentro che sta sparando, quindi non sono cannoni questi. Dovrei muovermi forse in una zona più. Ma no, ma neanche. Vediamo se spostandoci un pelino indietro. No, ci direbbe di metterci qua, ma io ho un po' paura a mettermi così vicino. Vabbè, comunque lo facciamo. Eccolo lì. Ci schiantiamo addosso alla roccia. Ci stiamo danneggiando lo scafo. Prendete su. Vediamo se riusciamo a farla in modo tattico. Spostatevi qua dietro. E adesso qua sotto. Abbiamo riportato dei danni, ma ce la stiamo facendo. Merda, 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 merda. Qui. Evidentemente delle armi, un'armatura più potente è richiesta. Va bene, andiamo in armatura, facciamo heavy, tanto soldi ne abbiamo, quindi. Va bene, ma non possiamo potenziare anche le armi, magari? È figo, tremendamente figo sto gioco. Per quanto la grafica sia discutibile, voglio fare una cosa. Ecco, così li manderemo a quel paese. Allora, andiamo. Questa musica è un po' alla Pirati dei Caraibi. Ma io voglio capire una cosa, ma se io vado a vedere qua. Non me lo fa vedere adesso. Ah no, sì, c'è l'indicatore qua. Dovremmo avere anche un totale di colpi sparabili, quindi insomma bisogna fare attenzione. Andiamo, andiamo, andiamo. Passiamo sotto la montagna, stavolta. Dai, 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 più avanti, più avanti. No, la montagna, no! Mollate la montagna! La stiamo tirando su. Ok. Poi la stiamo scaraventando tipo addosso adesso. Dovete smetterla di. Ok. Allora, facciamola molto semplice. Ci spostiamo qua in alto così non mi scassate le balle. Sganciatela. Sto complicando la cosa, ma mi sto divertendo, quindi. Bravi. Dai, 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 fuoco, fuoco, fuoco. Intanto gli omini si stanno muovendo all'interno, stanno andando a fare quello che devono fare. Infatti, vedete che vanno, prendono Sì, direi che è andata. Ce l'abbiamo fatta. Ora voglio muovervi un po' più avanti.
Gli sto buttando addosso la montagnetta qua. No target available. Allora, andiamo qua e facciamo flip. Sì, la mollate sta cosa? Non la vogliono mollare. Ci siamo incagliati, signori. Ragazzi. No, non me lo fanno fare. Ci siamo proprio incastrati. Vediamo se riusciamo a fargli fare il flip almeno. Ok, ci siamo sganciati, meno male. Andate qua dietro. Ok. Ok. Abbiamo... Allora, ci sono diverse armi che possono essere dispiegate in differenti situazioni. I cannoni possono facilmente colpire attraverso le armature, ma sparano lentamente. I fucili sono più economici e possono sparare più velocemente, ma facendo meno danno. Le granate fanno molto danno, ma hanno un range limitato. Questa è la HMS Porcospin completa, eccetto per gli armamenti. Seleziona le armi di tua scelta dal pannello il pannello armi, ma il pannello armi è questo, che okay. granate qua, aggiunge la stanza delle granate. Qui ci mettiamo dei rifles, qua ci mettiamo dei cannons. Bella, interessante. Sì, non so perché mi faccia due menu con basic e... comunque, vabbè. Facciamo ancora rifles. Me lo fa qua, me lo fa fare, sì. Cannone, ancora un altro cannone anche qua. E poi piazziamo un altro lanciagranate qui. Ah, ho fatto quello che volevo, ma... Non sono tutti accessibili. Ah, ok. Perché? Non mi fa fare altro, quindi devo mettere un qualcos'altro qua. Aspettate, questo. Posso eliminarlo, sì. E lo piazzo qui. Ok. E anche questo non è accessibile perché non mi ha fatto la scala, quindi lo distruggo. Perfetto, entra. E vediamo. Stiamo combattendo adesso contro un'altra nave volante. Ora vediamo come il tuo design fa, si comporta contro quella nave da guerra nemica. Ricorda, deve riposizionare la nave, ok. Mamma mia, è armatissima sta nave. Sperando di lanciare anche granate. Ok, flippa. Flippa e vai giù. Ok, victory. Allora, lanci perfetto. Ok, le navi di terra sono simili alle navi volanti, ma invece che essere mosse e sospese dal suspendium, sono mosse dai propeller. Ah, ok, i cingoli. Ok. Ma quanto è ampio sto gioco, mamma mia. Questa è la HMS Lancer, comparata all'airship, sono più veloci, meno flessibili e più impattanti, insomma, ma ok, spero che i termini siano giusti. Ok, gambe robotiche e cingoli più larghi possono anche essere equipaggiati. Prima che tu possa scegliere un armamento per questa nave... Due moduli devono essere aggiunti. Ok, dorsal turret. Figo. Ma non posso metterlo qua, è troppo grosso. Flank cannon. Se questo me lo lascio mettere. E poi un cannone in avanti. Posso flippare anche questo, no?
Tac, tac. Do a saltare, dovrei poterlo mettere qua e do a saltare, sì. Ah, fondi insufficienti per costruire questa nave, abbiamo speso un po' troppo. voglio eliminarlo questo, scusami, posso? Ok, adesso sì. Vediamo come si comporta. Figo! Posso muoverlo avanti. Dai, dai, vai, 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 vai. Così spariamo col do a saltare. Dobbiamo... No, anche perché devi flippare. Perché abbiamo i cannoni dietro. Ok, così è meglio. E vedete che in alto poi invece ci sono c'è la nave con tutto l'equipaggiamento per volare, appunto. Con la camera del cristallo e tutto il resto, credo. Ok, il tuo design ha avuto successo. Ora ti insegno come controllare le flotte di navi multiple. Comanderà una piccola flotta di 3 Leopard Class Ship. Ok. Posiziona le tue navi. Ah, posso trascinare. Posso muoverle singolarmente. Allora, attenzione, tu. Tac, flippa. Attacca quella di spalle. Tu. Muovi... Ok, una l'abbiamo buttata... No, l'abbiamo quasi buttata giù. Allora, tu... Flip, insegui quella. Ok, quella è andata. Quindi dobbiamo flippare tutti e andare a inseguirla. Andate a prenderla. Miei parodi. Una l'abbiamo tirata giù. Ma sta ancora sparando. Vabbè, torniamo dopo a sistemarla. Intanto si stanno tamponando le mie due navi qui. Che non è che abbiamo fatto. E la stiamo trainando dietro, vabbè. Allora, vai qui. Poi tu adesso fai flip e la demolisci. Tu vai giù. Tu pelo più in alto. Dovrei usare M per far più rapidamente, non usare il mouse comunque. Ok, ora tutti su questa. Sì, non la faccio neanche flippare perché flippa tu, flip di qua e anche tu flippi no. Vai di qua e gli dai un parere anche a quella nave lì. Perfetto. Questa è la HMS Dragon. Come prima è completa senza gli armamenti. Cioè, guardate adesso, giusto così in conclusione, giusto per avervi ingolosito un pochino su questo titolo, quanta roba si può mettere all'interno. E credo non sia neanche tutta, perché è un gioco che ho portato avanti da anni questo. Propeller, Compendium Chamber, il corridoio con le scale, per dormire, insomma, il quartiere che ci tiene la crew all'interno, l'ammo store, il bridge e tutto. Ok, abbiamo fatto questo. Vi faccio vedere come funziona. C'è Design and Fight, quindi possiamo andare a simulare le varie navi e soprattutto costruirle. La conquista, quindi c'è un nuovo gioco di conquista. Ci sono delle missioni in cui facciamo... missioni già preimpostate dal gioco. Volevo però vedere un attimo replay per rivedere il multiplayer. Si può ostare un combattimento, insomma giocare in PvP contro degli amici. Allora, volevo vedere la conquista, new game. Vedete, possiamo andare a creare il nostro logo, la difficoltà easy, medium, così, map size large,
Rapid Command, ok, land, continente o arcipelago, io faccio mix, mostri, spazi, ricerca normale, si parte dal tier 1 perché poi si fa anche la ricerca, quindi insomma magari si potrebbe anche dargli un'altra occhiata. Questo è stato un video, adesso vediamo l'inizio, è stato un video di incuriosimento, perché ormai io ci prendo gusto a incuriosirvi e dire guardate che quel giochino lì è molto carino. Ovviamente poi, come in tutti i giochi molto articolati, ci vuole anche molto tempo per imparare a padroneggiarli bene. E niente, adesso aspettiamo il caricamento. Ok, questa è la mappa. La madò. Ok, questo è il mare. Ci sono le isole, bella. È la nostra home city. Qui c'è la nostra bandiera. Ogni città che conquistiamo diventa un'entrata addizionale, perché abbiamo dei crediti con degli introiti. La ricerca ci consente di ricercare nuove tecnologie. In questo caso, zoom in. Ok, possiamo anche zoomare, sì. Possiamo, vedete, andare a vedere Iron Corp. Ah, ci sblocca dei... gli estintori. Cioè, mamma mia, quanta roba che c'è da sbloccare. Machining. Possiamo cercare. Con investendo dei sussidi, basic research, cambia, spendiamo soldi, ma... conquistiamo di più. Build ship, design land ship, possiamo attaccare sia da terra che dall'alto, figo. Difese, anche le difese del nostro territorio possiamo, ma no ragazzi, qua è veramente molto molto articolato, perché abbiamo le difese di terra della nostra città, possiamo rifarle, insomma costruire la nave. Questo è il nostro territorio, sì, questa è la nostra città. La nostra flotta parte qui e poi si può andare a attaccare altre città, immagino. Send spy, possiamo andare alle spie per vedere come sono le loro difese e progettare un attacco. Oppure possiamo, vedete un po'. Ah, ok, abbiamo tutte queste città qui. Io clicco qui e vedo le difese. Ok, bello. È un risico fatto molto bene, devo dire. Niente ragazzi, allora questo era Airship Conquer the Skies. Fatemi sapere che cosa ne pensate ed eventualmente lo porteremo avanti altre volte. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.